tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Dato per spacciato una prima volta con l'arrivo della televisione, l'invenzione geniale di Marconi resta in ottima salute. Dopo oltre un secolo di vita, sta dimostrando di sapersi adattare perfettamente alla stessa rivoluzione digitale. I dati la premiano. Ascolti, pubblicità e credibilità continuano a crescere. Lo scrive Repubblica in occasione dei 120 anni di vita della radio. Tu ascolti la radio? Certo che l'ascolto. Ascolto Radio Italia, Virgin Radio e queste sono le uniche due stazioni. Dove l'ascolti principalmente? Quando sono in macchina, quando quindi vado verso lavoro, cose di questo tipo. Che cosa ti piace di più di questo servizio della radio? Mi piace che mi possano far riscoprire i cantautori italiani, quelli degli anni 60, quindi è sempre un modo di scoprire canzoni nuove che non conoscevo. Ti capita di ascoltare mai tramite cellulare e smartphone? Se no, come mai? No, anche perché non sono molto tecnologica, quindi evito di ascoltarla tramite i telefoni e cose così. Secondo un sondaggio di JFK Eurisco, dal punto di vista delle notizie, il 54% degli italiani lo considera un mezzo credibile, più di televisione, web e giornali. Vale anche per te o ti fidi più degli altri mezzi di informazione? Diciamo che mi affido di più all'ANSA, quindi quello che passa in radio lo ascolto, ma non gli credo abbastanza, diciamo. Quindi per te più ascolti più musica che informazione? Sì, sì, sì. Sì, l'ascolto. Dove prevalentemente? Negozio anche a casa. Che cosa le piace di più della radio? Musica anni 80, praticamente quando si era giovani, quindi le canzoni della gioventù, ecco. Quindi quando ascolta la radio prevalentemente musica, non informazione? Sì, anche informazione. Specialmente informazione, ma informazione tipo economia e news. E si fida prevalentemente dell'informazione della radio o della televisione piuttosto che di altri mezzi di comunicazione? Penso che più o meno siano sullo stesso livello, sia radio che televisione, più o meno siamo lì, ecco. C'è troppa pubblicità in radio? No, dirò. Dopo le 20 no. Direi che è una cosa accettabile. Ha una stazione in particolare che preferisce rispetto ad altre? No, non c'è una radio in particolare. Ma a volte sì, non sempre. Ascolto le notizie e la viabilità, perché viaggio spesso, e poi un po' di musica. Ci credo molto alla radio, quello che dice la radio, più che le notizie della televisione. Mi sembrano più sincere, più spontanee. C'è un buon equilibrio c'è un buon spazio tra musica e parole. Non l'ascolto con lo smartphone o col cellulare. Perché non sono attrezzato, non ho smartphone o cellulare che funzionano quel sistema lì.